l'obiettivo dell'Europa 2020 è città più smart, città sostenibili, città inclusive, quindi anche città accessibili. Ma per tutto questo ci vuole che anche i cittadini siano smart. E dunque il tema dell'educazione, dell'apprendimento permanente lungo tutto l'arco della vita e soprattutto anche nella fascia poi della terza e della quarta età. Nella città di Udine questo è importante, noi siamo anche coinvolti nei progetti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'invecchiamento attivo e l'invecchiamento anche sano. Uno su quattro dei cittadini di Udine ha più di 65 anni. Ormai questo è un segmento della società importante in quella che è l'innovazione appunto anche demografica. E dunque bisogna ragionare in modo tale da tenere tutti partecipi, l'empowerment, no? Rendere le persone, i cittadini capaci di sentirsi sempre dei protagonisti. Anche questo vuol dire innovazione e certamente l'innovazione, soprattutto quando è innovazione sociale, questo forse ancora non è un concetto, ma è diciamo un quasi concetto che aiuta a porre però tante energie che ci sono nelle città insieme, gli operatori, anche quelli che devono prendere delle decisioni, il volontariato. Insomma, questa è un po' la sfida che al momento cerchiamo di affrontare, grazie anche agli importantissimi stimoli che ci vengono dal Friuli Future Forum, promosso dalla Camera di Commercio e anche da tante altre istituzioni, come anche il Comune di Udine, che penso e spero, diciamo, che possa diventare un appuntamento costante della nostra città anche in futuro.